vogliamo ringraziare pure i nostri amici del Corpo Forestale dello Stato, il nostro amico Andrea e il nostro amico Alessandro, che ci hanno donato la gioia di essere qui con noi. Grazie eccellenza, perché la sua presenza. Gioia di stare insieme. Ecco, una coppia di sposi, ecco, gli altri c'è la verità, ecco, tenete in alto quest'acqua così, ecco l'acqua della verità, perché l'amore è genuinità, l'amore è sincerità. Perché l'amore è saper perdonare, ma io so perdonare se prima mi sento perdonato da Dio. Questa coppia di forza l'acqua della condivisione, ecco, portatela insieme, non soltanto grave, perché l'amore è saper condividere quello che abbiamo con gli altri. Ecco, pure Dante deve aiutare la moglie Vincentina, ecco. Questa coppia di coniugi, Dante e Vincenza, arrivano da Canada, da Montreal. Ecco, e ogni tanto ci vengono a trovare perché abitano a Valdezia. Portano l'acqua della perseveranza, perché amare vuol dire perseverare sempre, senza stancarsi. Amare fino alla fine. È un cardiofrequentimetro. Ecco, se lo mettono i ciclisti qui, perché serve per misurare il battito del cuore. Questo insieme con l'orologio. Che cosa vuol dire questo gesto per noi qui in questo momento di preghiera? Che il nostro battito del cuore deve essere sempre in comunione con il Signore e con i fratelli. Perché? Dice una frase del Salmo, invano faticano i vostri cuori se la casa non è costruita dal Signore. Allora ogni nostra fatica, ogni nostro sforzo deve essere sempre anticipato dall'aiuto del Signore. Ecco la nostra sorella Gina. La vita di Dio, il Signore,
Thank you.